Buona domenica, bentrovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo da lunedì 13 aprile, l'allarme di Lillo Firetto, sindaco di Agrigento, sulla liquidità dei comuni in grande difficoltà già dal prossimo mese di maggio a causa della sospensione dei tributi. Noi ci infiliamo in un tunnel che è veramente disastroso. Sappiamo tutti qual è stata fino ad oggi la condizione delle autonomie locali in termini finanziari. Si vive sostanzialmente di una finanza derivata con poche invece risorse da imposizione diretta che vanno ai comuni. E questo fa sì che sostanzialmente l'impoverimento dei trasferimenti da parte di Stato e Regione, che è stato progressivo in questi anni, ha messo i comuni in una condizione di inagibilità, di impossibilità di assicurare i servizi essenziali, lo vediamo tutti, le buche sulle strade che ci fanno dannare e ci fanno trovare il facile capro espiatorio nel sindaco malcapitato. Ecco, oggi con l'annientamento totale di quella minimale possibilità di imposizione, tutti i tributi sono sospesi in questo momento. Noi ci si infila nel mese di maggio in una condizione di grave crisi di liquidità, non si Certo. sarà nelle condizioni di assicurare quei servizi minimali ordinari che fanno parte della condizione, diciamo, fisiologica dei comuni. Lasciamo perdere gli stipendi dei dipendenti, che pure quelli vanno pagati, ma certamente le fatture per la nettezza urbana, e quindi rischieremo di avere anche qui lo sciopero del settore ecologico, ci farà andare in ginocchio. Nell'immediatezza si è colto in maniera nitida che si andava incontro a questa situazione emergenziale per tante famiglie, anche per famiglie che mai prima di quel momento avevano fatto ricorso ai servizi sociali, alla Caritas, cioè delle nuove condizioni di difficoltà, ecco, per non chiamarle povertà, di difficoltà serie. Abbiamo lanciato un'iniziativa che è stata carrello sospeso. Tanti nostri concittadini, sapete in che cosa Sì. consiste, tanti nostri concittadini hanno partecipato, ma tanti Bene, davvero. bene. Tantissimi. A questo ha fatto, diciamo, da supporto certamente l'intervento del governo. In queste ore stiamo ultimando la distribuzione dei buoni spesa, l'intervento importante di Caritas diocesana e poi di una realtà che qui da noi svolge un lavoro straordinario, che sono i volontari di strada, un gruppo di cittadini di diverse età che sono da sempre impegnati in prima linea nella lotta alle povertà. Coronavirus, il governo Musumeci ha approvato aiuti per 1,5 miliardi di euro, previste misure per imprese e famiglie. Un piano da 1,5 miliardi di fondi europei da destinare all'emergenza economica scatenata al coronavirus. Il governo regionale ha approvato il testo da inserire nella finanziaria che prevede aiuti alle famiglie in difficoltà, alle imprese, alle partite IVA, ai professionisti e agli ambulanti. Nel piano sono previsti aiuti alle famiglie in difficoltà, buoni spese e prestiti. Ci sono 250 milioni di buona spesa indirizzati ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito né alcuna forma di assistenza, più altri bonus per le fasce deboli. Inoltre 300 milioni di contributi comunitari verranno destinati a finanziare mini prestiti per i consumi alle famiglie che sono in difficoltà. A gestirli sarà l'IRFIS. Si tratta di prestiti di massimo 5.000 euro che possono ricevere i residenti in Sicilia almeno dal 31 dicembre 2019, che hanno dichiarato nel 2018 un reddito netto non superiore a 15.000 euro e che dichiarino di non godere di analoghe misure a carico di fondi statali europei. Questi mini prestiti andranno restituiti in 36 rate che scatteranno dal gennaio 2022. Aiuti a imprese e artigiani. Altri 400 milioni sono stati destinati invece alle imprese in crisi a causa dello stop di attività per l'emergenza sanitaria. Si tratta di prestiti fino a un massimo di 15.000 euro per le aziende che hanno il domicilio fiscale in Sicilia almeno dal 31 dicembre 2019 e che nel 2018 hanno dichiarato un utile netto non superiore a 30.000 euro e un numero di addetti non superiore a 5. Anche in questo caso dovranno essere restituiti in 36 rate a partire
dal 2022. Altri 200 milioni sono stanziati per artigiani e cooperative, 101. Di questi 10 milioni possono essere usati per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori del settore attraverso un fondo di garanzia. I prestiti alle coop non potranno superare i 15.000 euro e saranno rimborsabili in 36 rate e che nel 2018 hanno dichiarato un utile netto di 25.000 euro e con un massimo di 5 dipendenti. Stessa cosa per gli artigiani, ma in questo caso l'utile netto deve essere stato di 30.000 euro. Martedì 14 aprile, librerie e negozi per bambini riaperti. Entro il mese di aprile il governo potrebbe sbloccare anche moda e auto. Riaperti oggi, anche se non in tutte le regioni, librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Ma il governo sta già valutando quali attività fare ripartire entro la fine del mese. Fra queste la moda, il settore delle auto e anche la metallurgia. Si valutano sblocchi mirati che il Premier Giuseppe Conte in assoluto non ha escluso. Per le scuole, come ipotizzato al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, appare ogni giorno più probabile che se ne riparli a settembre. Inizia a emergere anche il dossier estate, con il timore di spiagge chiuse e turismo ancora bloccato. Ma il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi assicura che andremo al mare con misure per il distanziamento in spiaggia e a favore del turismo di prossimità. Ancora prima di andare in vacanza però bisognerà capire come tornare a lavorare, a partire dai rischi che potrebbe risorgere nell'ora di punta se tutti torneranno a prendere insieme metro e autobus. Ecco perché il ministro Paola De Micheli ipotizza un mix di smart working e di orari flessibili a partire dagli uffici pubblici per scaglionare gli ingressi al lavoro e insieme l'uso di tecnologie che permettano di contare e quindi di limitare gli accessi ai bus, magari stabilendo come criterio che i passeggeri siano seduti e non occupino tutti i posti. Gli esperti della task force, dopo un primo incontro sabato, torneranno a riunirsi in videoconferenza, probabilmente alla presenza del Premier, per iniziare a entrare nel merito, magari organizzandosi in gruppi di lavoro. Il compito è proporre modelli per la ripresa delle relazioni sociali, oltre che per il lavoro. L'orizzonte per dare le prime risposte è quella del 3 maggio, nuova data fissata da Conte per il lockdown. Prima di allora però potrebbero arrivare con un aggiornamento della lista delle attività consentite da parte del Ministro dello Sviluppo Economico nuove riaperture. Il vicepresidente della Regione, assessore all'economia Gaetano Armao, critica la decisione presa in Europa di far gestire la crisi economica causata dalla pandemia alle banche. L'idea tutta europea, tutta di Bruxelles, di risolvere questa crisi solo e soltanto attraverso le banche, al netto di alcune misure per la cassa integrazione ed altre, è a mio avviso una soluzione che va bene a Berlino, che va bene a Londra, per quanto gli ultimi giorni proprio della fine anche della coda del Brexit, che può andare bene a Parigi, ma non va bene a Napoli, a Palermo, come non va bene alla Sicilia dell'Europa. E allora è necessario che si mettano in campo delle misure che tengano conto del malato, non della struttura mentale del medico. Un medico non decide la terapia in relazione ai suoi ultimi studi, la decide in relazione alle esigenze del malato prioritariamente. Poi certo, se i suoi ultimi studi possono portare un beneficio al malato, allora va benissimo. Cosa succede? Nel sud ci sono due elementi che sono caratteristici propri dell'economia del sud, in particolare di quella siciliana. Primo, un elevato livello di sommerso che va tra il 20 e il 25% dell'economia. È evidente che delle misure che sono tutte incentrate sulle partite IVA non possono tenere conto che c'è un sommerso, che la partita IVA non ce l'ha o che l'ha chiusa o che ha bisogno di sopravvivere. Secondo, il sud ha un tasso di deterioramento del credito che è elevato, molto elevato, e conseguentemente o si apre all'accesso delle imprese senza valutazione del merito bancario, il finanziamento bancario, oppure se si deve sottoporre al finanziamento del merito bancario, 50, 60, 70% delle nostre imprese non ha nessuna possibilità di accedere al credito bancario. Quindi ecco, la ricetta che è stata elaborata tra Roma e Bruxelles è una ricetta che non va bene al malato del sud. Le scadenze fiscali vanno prorogate, non è possibile dire 31 maggio, perché noi abbiamo il rischio
che saltino le imprese perché non avranno la liquidità per pagare queste scadenze. Noi abbiamo messo in campo l'assistenza alimentare, affidandoci ai comuni, senza una regione che vuol far tutto. A differenza di altre regioni che sono messe a fare loro il contatto diretto con i cittadini, noi abbiamo il presidente dell'ANCI, che ho visto era poc'anzi da voi ospite, il sindaco di Palermo, ce l'ha dato atto. Abbiamo detto affidiamoci ai comuni, che sono la frontiera del confronto con i cittadini. E quindi, e questa è l'assistenza alimentare. Quindi, se la signora in questo momento ha difficoltà, l'unica cosa è rivolgersi al comune per chiedere l'assistenza alimentare. Lo stiamo facendo e lo faremo, e addirittura in legge di bilancio rafforziamo le misure di assistenza alimentare, proprio perché c'è un settore che non può avere altro tipo di assistenza mediante banca. Pasquetta blindata a Palermo con un maxi impegno della Polizia Municipale in città, 52 le pattuglie che nell'arco delle 24 ore sono state coinvolte nel controllo del territorio e nel monitoraggio della situazione. Alla favorita utilizzato anche un drone, vediamo. Anche a Pasquetta, maxi impegno della Polizia Municipale in città. Sono state infatti 52 le pattuglie che nell'arco delle 24 ore sono state coinvolte nel controllo del territorio e nel monitoraggio della situazione per il rispetto dei provvedimenti legati all'emergenza del Covid-19. Oltre agli agenti impiegati su strada in servizio a Pasquetta, anche il personale della centrale operativa dell'autoparco, dell'infortunistica stradale, del nucleo TSO è addetto alle postazioni di vigilanza fissa. È stato riscontrato un sostanziale rispetto delle prescrizioni, con due sole rilevanti violazioni che hanno portato alla chiusura di una rivendita di tabacchi nella zona della Fiera del Mediterraneo e alla chiusura di un negozio di generi alimentari in via Montalbo. In entrambi i casi sono scattate denunce e sanzioni per i gestori delle attività commerciali e la denuncia per i rispettivi clienti. Come preannunciato, è stata messa in funzione la pattuglia dotata di drone, che è stata impegnata in diverse zone litoranee. Alla favorita invece, oltre alle pattuglie in auto e quella col drone, in servizio anche gli agenti del nucleo Ippo Montato. Una presenza massiccia della Polizia Municipale, ha detto il sindaco Leluca Orlando, accanto ad agenti e militari delle altre forze dell'ordine. Un dispiegamento di controlli che ha dato i suoi frutti, visto che la città è rimasta pressoché deserta, dimostrando che i palermitani hanno, in larghissima maggioranza, compreso ed attuato le norme di contrasto al Covid-19. Mercoledì 15 aprile la Regione avvia lo screening epidemiologico con test sierologici. L'obiettivo è quello di monitorare l'andamento del contagio, come avvenuto per altre epidemie. Uno screening epidemiologico attraverso i test sierologici per contrastare il contagio da coronavirus è quanto verrà messo in campo in Sicilia attraverso un'azione mirata sulla base del parere reso nei giorni scorsi dal Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19 nell'isola. L'obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l'andamento del contagio come avvenuto per altre epidemie. Pur ribadendo l'importanza del tampone rinofaringeo, che resta comunque il principale strumento di rilevamento della malattia, sottolinea l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, attraverso i test sierologici puntiamo ad un'azione su un campione significativo della popolazione che ci consentirà di osservare il fenomeno da una prospettiva più ampia. I test sierologici, ritenuti complementari al tampone, così come indicato al Comitato Tecnico Scientifico Siciliano, verranno condotti su precise categorie. Sul personale sanitario si effettueranno i test sierologici quantitativi, mentre per le persone che popolano le RSA, le CTA, le case di riposo, ad esempio, si procederà con i test sierologici qualitativi, cioè con le CARD. Nello screening epidemiologico che la Regione condurrà attraverso la supervisione del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, sono previsti infatti test per le forze dell'ordine, per gli uffici pubblici, la popolazione carceraria e comunque su una porzione significativa della cittadinanza siciliana. E in Sicilia ci si interroga sulle modalità da mettere in pratica nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, a tal proposito sollecita un parere del Comitato Tecnico Scientifico nato per l'emergenza Covid-19 in Sicilia.
In Sicilia ci si interroga sulle modalità da mettere in pratica nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, a tal proposito sollecita un parere del comitato tecnico-scientifico nato per l'emergenza Covid-19 in Sicilia. Quali strategie da adottare per il graduale ritorno a una vita normale, quotidiana, chiede il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, in una lettera inviata al comitato tecnico-scientifico sollecitando un parere in ordine agli scenari progressivi di fine lockdown nell'isola. Il governatore richiama la cabina di regia varata dal governo nazionale, di cui lo stesso fa parte. Musumeci sottolinea quanto sia indispensabile accompagnare scelte proposte con una preventiva valutazione di ordine tecnico-scientifico, proprio per avere una interlocuzione consapevole con lo Stato. Il presidente della regione riconosce che la scelta da dove ripartire e in quali tempi non è facile. Per questo è necessario, direi forse indispensabile, che essa sia accompagnata da una strategia sostenuta da basi scientifiche e che individui una gradualità capace di tenere in considerazione il diritto di ciascun cittadino e di ciascun lavoratore alla sicurezza sotto il profilo sanitario. Secondo l'assessore alla salute Ruggero Razza, è necessario avere già uno sguardo proiettato al futuro che sia supportato da evidenze scientifiche. In questo momento, per usare una metafora automobilistica, è come se fosse entrata in pista una safety car. Siamo tutti desiderosi di ripartire o meglio ricominciare, ma dobbiamo capire come e quando, ma soprattutto farci trovare preparati. Tuttavia, oggi più che mai ricordo che è fondamentale continuare a rispettare le regole, conclude l'assessore. Ripresi i lavori dell'anello ferroviario a Palermo dopo lo stop ai cantieri da parte del governo. Cronoprogramma modificato a causa della pausa forzata alla fine dei lavori slitterà di un mese. Dopo un mese di stop forzato, la D'Agostino, la ditta che si è aggiudicata l'appalto, ha ripreso i lavori nei cantieri dell'anello ferroviario di Palermo, che in questa fase avrebbe dovuto liberare una parte di via Mari, con cambiamenti dei sensi unici nelle vie circostanti, ma che a causa dello stop imposto dall'emergenza sanitaria ha rivisto il cronoprogramma con uno slittamento di circa un mese. Le variazioni al traffico riguardano soprattutto via Mirico a Mari e via Wagner. In via Mari riaprirà l'incrocio con via Roma, con obbligo di svolta a destra verso piazza Don Sturzo, mentre in via Wagner, nel tratto tra via Miraio Gravina e via Mariano Stabile, verrà ripristinato il senso unico di marcia in direzione di via Mariano Stabile. In via Michele Amari, tra via Principe di Belmonte e via Merico Amari, scatta il divieto di sosta H24 sul lato destro della carreggiata, nella direzione di marcia, compresi i posti riservati, mentre in via Merico Amari, tra via Michele Amari e via Roma, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione via Roma. Si comincia a sbloccare l'impasse dei grandi appalti, tutti fermi per il virus, con circa 3.000 edili in cassa integrazione, come avevano denunciato una settimana fa dalla filea CGL Palermo. Come filea CGL di Palermo, Feneal, UIL e Filca CISL ci siamo recati in cantiere proprio per verificare le condizioni di sicurezza in cui i cantieri operavano. Da una prima così analisi abbiamo riscontrato comunque un'impostazione molto dettagliata all'ingresso, misure restrittive, autocertificazioni, mascherine, guanti, gel igienizzante. Quindi comunque in una prima nostra primo nostro sopralluogo ha riscontrato che comunque l'azienda si sta organizzando, anche perché per noi vale sia per l'anello ferroviario ma vale anche per tutti gli altri cantieri che riapriranno da qui alle prossime settimane. La prima cosa che come organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni sottolineiamo è il rispetto delle norme di sicurezza proprio per la tutela dei lavoratori. Chiaramente il rispetto non solo viene esercitato attraverso l'introduzione di misure ad hoc, ma anche a nostro modo di vedere da dei controlli effettuati dai soggetti che sono preposti proprio a questo, quindi mi riferisco all'ASL, alle ASP, alla Protezione Civile, quindi che possano in qualche modo essere d'ausilio per verificare la condizione in cui operano i lavoratori edili nei cantieri. Quindi per noi venerdì a questo punto proporremmo alla D'Agostino di sottoscrivere un protocollo che appunto sulla falsariga del protocollo sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni sindacali nazionali e poi successivamente il 24 marzo sottoscritto dalle associazioni datoriali del settore delle costruzioni e filea Filca e Feneal nazionali, proprio su delle linee guida su come si debba operare nei cantieri edili. Quindi noi venerdì proporremo questo all'azienda, dopodiché siamo a disposizione e lanciamo nuovamente l'allarme che i cantieri vengano
vigilati e che appunto vengano fatti i controlli adeguati. Giovedì 16 aprile scoperta casa di riposo Lager in via Americo Amari a Palermo. La Guardia di Finanza ha arrestato 6 persone. Il GIP ha sottolineato l'urgenza di interrompere un orrore quotidiano. 6 donne sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per il reato di maltrattamento e danni di anziani ospiti di una casa di riposo di Palermo. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo della società che gestisce l'attività assistenziale quale profitto dei delitti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché di una carta di reddito di cittadinanza indebitamente ottenuta da uno degli indagati. Al vertice del disegno criminale Maria Cristina Catalano, già referente delle precedenti società fallite, nonché amministratrice di fatto della compagine che gestisce attualmente la casa di riposo, coadiuvata da Vincenza Bruno e dalle altre dipendenti, Anna Monti, Valeria La Barbera, Antonino Di Liberto e Rosaria Florio. Per quanto attiene ai reati fallimentari è stata dimostrata la continuità aziendale tra 3 società che ininterrottamente a partire dal 1992 hanno gestito la casa di riposo Aurora. Le diverse compagini sono state asservite agli interessi criminali degli indagati facendole subentrare l'una all'altra una volta portate in stato di decozione finanziaria, accumulando complessivamente un passivo fallimentare pari circa 1 milione di euro. Le indagini eseguite dai finanzieri, grazie anche alle dichiarazioni di ex dipendenti della struttura, hanno inoltre consentito di individuare allarmanti episodi di maltrattamento fisico e psicologico ai danni degli anziani ospiti della casa di riposo. Su delega della Procura della Repubblica sono state quindi avviate specifiche attività di intercettazione che hanno consentito fin da subito di documentare la sistematica attuazione di metodi di vessazione fisica e psicologica inflitta agli anziani costretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura, ingenerando uno stato di totale esasperazione fino al compimento di atti di autolesionismo. In poco più di 2 mesi sono state infatti registrate decine e decine di condotte ignobili di maltrattamento posti in essere in danno di persone fragili e indifese. Lo stesso GIP presso il Tribunale di Palermo, nel valutare il gravissimo quadro probatorio raccolto alle fiamme gialle, segnala l'urgenza di interrompere un orrore quotidiano. Di concerto con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo e la direzione della Centrale Operativa del 118 è stato predisposto un piano di accertamenti mirati alla tutela degli anziani nel rispetto e con le cautele imposte dalle norme vigenti in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ritrovato il corpo senza vita di Mariangela Corona in un dirupo fra Casteldaccio e Bagheria. Era scomparsa da 2 giorni. Questa mattina i carabinieri hanno ritrovato il corpo di Mariangela Corona, 47 anni, nelle campagne di Bagheria. Le ricerche erano iniziate già ieri sera, dopo che il compagno aveva denunciato la scomparsa della donna. Oggi all'alba il ritrovamento del corpo nascosto fra gli alberi in un dirupo fra Casteldaccio e Bagheria sulla strada provinciale 16. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bagheria, coordinati dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Daniele Di Maggio. Gli inquirenti stanno indagando in tutte le direzioni, compresa quella di una lite in ambito familiare sfociata nel sangue. Chiude la clinica Maria Villa Eleonora Hospital pazienti trasferiti per sanificare gli ambienti. La struttura resterà chiusa per poi rivalutare la situazione. Chiude Villa Maria Eleonora Hospital, lo rende noto Rosario Lopiccolo, coordinatore provinciale della sanità privata della CISL FP Palermo Trapani, che il 10 aprile scorso aveva scritto una lettera di diffida ai vertici della clinica, sollecitando azioni immediate a tutela dei pazienti e del personale e rimarcando come alla fine di questo momento ognuno si assumerà le responsabilità di questa gestione. In seguito alle ulteriori verifiche effettuate, aggiunge Lopiccolo, la struttura sospenderà le attività. Gli operatori sanitari e i medici seguiranno le disposizioni previste a livello nazionale e regionale relative ai casi di positività o di non positività accertata al coronavirus. La CISL FP Palermo Trapani sottolinea la necessità di un sistema di controllo e dispositivi di protezione per tutto il personale sanitario per evitare l'accendersi di focolai e garantire la sicurezza di chi è in prima linea in ogni realtà ospedaliera sanitaria.
Dalla clinica confermano di aver fatto richiesta all'ASP per una sanificazione profonda e che di conseguenza saranno trasferiti ai reparti Covid tutti i positivi che hanno bisogno di ricovero, in altri reparti tutti i pazienti trasportabili, mentre saranno dimessi tutti quelli che possono essere dimessi, ma non confermano ancora i tempi esatti. L'ospedale resterà comunque chiuso fino almeno a lunedì per poi rivalutare la situazione. Salgono intanto a 35 i positivi al coronavirus nella clinica, tra medici, infermieri e pazienti. Il dato è stato diffuso dall'azienda sanitaria provinciale. Due infermieri e un operatore socioassistenziale che lavoravano nella clinica sono stati portati nell'albergo San Paolo Palace in via Messina Marina a Palermo. Sono tutti e tre positivi. Qualcuno di loro è risultato positivo al secondo tampone. È il caso di una delle infermiere rimasta 72 ore di fila in clinica quando è scoppiato il focolaio. Dopo l'esito del tampone ha dovuto lasciare la casa dove abita col marito e due figli piccoli e trasferirsi nell'albergo Covid. Alla luce dei contagi sarà eseguita in questi giorni la sanificazione completa dei locali nella clinica di Via della Regione Siciliana. Le operazioni sono coordinate con l'ASP e la Protezione Civile Regionale. Il focolaio di coronavirus nella clinica palermitana Maria Leonore è all'attenzione del procuratore aggiunto di Palermo, Ennio Petrigni, che ha aperto un fascicolo conoscitivo, un cosiddetto modello 45, allo stato senza alcuna ipotesi di reato, dopo aver ricevuto una nota dei carabinieri del NAS che ha rappresentato la situazione nella struttura sanitaria. Adesso la procura ha incaricato i carabinieri di verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza per evitare il focolaio a partire dall'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Venerdì 17 aprile il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere per scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano. Dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell'assessorato alla salute, il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano. L'iniziativa è stata richiesta al Presidente della Regione. Il confronto fra gli esperti, coordinati al commissario Antonio Candela, servirà a definire le più adeguate strategie di intervento per la fase 2 relativa alla ripresa delle diverse attività sociali, lavorative, produttive e ricreative. L'obiettivo del Comitato infatti sarà determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza. In base alle risultanze del Comitato, il Governo regionale assumerà le decisioni per l'allineamento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vigente e valuterà già per i prossimi giorni l'adozione di ulteriori misure di alleggerimento. Le prime misure sono già state adottate al Governo regionale in attuazione del decreto del 10 aprile, che rilascia alcune possibilità di ripartenza. Per questo la Regione ha già predisposto un piano per il riavvio delle opere pubbliche con i cantieri che gradualmente ricominceranno a funzionare da lunedì prossimo. Già da ieri inoltre l'assessorato Territorio e Ambiente valuta un parziale via libera agli stabilimenti balneari per far ripartire le opere di manutenzione e montaggio, anche se la stagione balneare resta bloccata per il momento. L'idea è quella di permettere agli operatori del settore di farsi trovare pronti ad aprire quando la situazione epidemica dovesse consentirlo, sia pure con misure di sicurezza e distanziamento sociale. Sul fronte sanitario, ieri è stato lanciato il programma di screening sierologico, al quale proprio il Comitato Tecnico Scientifico aveva già dato il via nelle scorse settimane e che permetterà di conoscere meglio la situazione e tutelare maggiormente non solo gli operatori sanitari ma anche i cittadini. Gli screening, oltre alle categorie a rischio, saranno eseguiti a tappeto nelle quattro zone rosse siciliane. I migranti a bordo della Lancurdi trascorreranno il periodo di quarantena su una nave della Compagnia Italiana di Navigazione. I migranti a bordo della Lancurdi trascorreranno il periodo di quarantena su una nave della Compagnia Italiana di Navigazione. Lo si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il trasferimento delle persone avverrà dopo che la Croce Rossa avrà completato tutte le operazioni propedeutiche all'assistenza per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19. La soluzione adottata per la quarantena è quella che era stata individuata dalla Regione. Sono felice che finalmente il Governo nazionale abbia accolto
la mia proposta sulla quarantena per i migranti, quando nessuno ne parlava e si andava alla ricerca di strutture nei centri abitati, abbiamo offerto l'idea di un'adeguata nave ormeggiata, zero pericolo contagi e ridotta pressione sul sistema sanitario regionale. Spero che Roma adesso formalizzi il contratto nelle prossime ore, prima di nuovi sbarchi, ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Intanto, nella serata di ieri, tre migranti presenti a bordo della Lancurdi sono stati trasportati per motivi sanitari nel porto di Palermo con una motovedetta della Guardia Costiera. Il sindaco Orlando esprime il proprio apprezzamento per la decisione della Protezione Civile, su indicazione del Ministero dei Trasporti, di coinvolgere la Croce Rossa nelle attività di assistenza in mare e a terra e nella sorveglianza sanitaria rivolta ai naufraghi salvati nel Mediterraneo dalla nave Alan Curdi, ferma davanti le coste della provincia di Palermo. In questi giorni, dice Orlando, sono stato in contatto costante con il governo nazionale, le autorità diplomatiche tedesche e con il capo missione perché si giungesse presto ad una soluzione. Con l'intervento della Croce Rossa come soggetto attuatore si garantisce l'inalienabile diritto all'assistenza per i migranti e allo stesso tempo l'adeguata tutela sanitaria di tutta la collettività di fronte all'emergenza Covid-19. Anche in questo momento difficile, credo che l'Italia abbia dato un giusto segnale di efficienza, unità e umanità rispetto del diritto. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Mercurio Nepa, ucciso nella sua abitazione a Terrasini il 9 settembre 2019, fermati dai carabinieri quattro pregiudicati. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Mercurio Nepa, ucciso nella sua abitazione a Terrasini il 9 settembre 2019, quattro i fermati: Donald Cucchiara Di Leo, Dario Laperna, Francesco Lo Piccolo, Gaspare Polizzi, in seguito a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. Si tratta di uomini tra i 27 e i 45 anni, tutti pregiudicati e domiciliati tra Terrasini e Carini. Il GIP, sulla base delle risultanze investigative raccolte, ha ritenuto sussistere a carico dei quattro i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio e rapina aggravati e in concorso. Nepa, ex imprenditore 84enne che per decenni aveva vissuto negli USA, venne trovato cadavere all'interno della propria abitazione con la porta aperta, l'appartamento a soqquadro e parzialmente immobilizzato con gambe e corpo legati. Gli investigatori avevano ipotizzato una rapina in abitazione finita in modo tragico. Le indagini hanno portato ad avvalorare sempre più tale ipotesi, anche grazie all'esito degli esami sui campioni biologici analizzati dal reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina, alle risultanze dell'esame autoptico e all'attività investigativa condotta anche attraverso tecnica di intercettazione dei carabinieri di Carini, ha spiegato Ronaldo Tommasini, comandante della compagnia carabinieri di Carini. Come siete arrivati all'arresto di queste persone? Le indagini sono partite subito dopo l'evento del ritrovo del cadavere del signor Nepa, la mattina del 9 di settembre del 2019. L'ipotesi prima è stata quella di una rapina finita male, cosa che alla fine si è confermata per il momento. Diciamo, gli elementi subito disponibili non erano molti, ci siamo sostanzialmente orientati sui soggetti a noi noti della zona, con precedenti specifici, quindi dediti a rapine, e man mano abbiamo stretto il cerchio anche utilizzando i sistemi di videosorveglianza del paese, anche perché sono stati molto attenti a non farsi riprendere davanti alla casa, quindi non è stata per niente facile. Ma c'è stata la collaborazione di qualche cittadino a proposito di questo episodio, visto che non è stato semplice individuarli attraverso le videocamere di sorveglianza? No, diciamo che quello che ci ha aiutato sono stati i risultati dell'autopsia e soprattutto dei rilievi sulla scena del crimine fatti dalla sezione investigazioni scientifiche, che poi sono stati analizzati dal RIS di Messina e ci hanno dato conferma di chi c'era sulla scena del crimine. Ecco. Questi fermati non hanno ammesso nulla al momento? No, al momento, anche perché devono ancora sottostare l'interrogatorio di garanzia, quindi a noi non hanno detto nulla, così deve essere. Sabato 18 aprile, aperture scaglionate da lunedì e stop al lockdown in due settimane. Musumeci annuncia un allentamento delle misure restrittive.
convocata la cabina di regia tra governo ed enti locali con Fontana, Bonaccini e Musumeci per le regioni, De Caro, Raggi e Pella per i comuni, per provare a concordare una linea a livello nazionale per l'uscita dal lockdown. È la sede in cui si potrebbe discutere anche l'idea di gestire la fase 2 dividendo il paese in macro aree, nord, centro e sud, a seconda dell'entità del contagio, per uscire dalla fase di emergenza pura e passare alla fase di progressiva riapertura del paese. Franco Locatelli del CSS definisce solido il contenimento del contagio del centro-sud e per questo le macro aree del meridione potrebbero andare da sé. Ma nel governo più di uno è scettico e indica come preferibile una soluzione nazionale. Il problema sarebbe non solo come gestire gli spostamenti tra le aree del paese, ma anche isolare le zone come la Valle d'Aosta in cui il contagio è meno diffuso che nel resto del nord. Le zone rosse torneranno ad essere importanti quando finirà il lockdown, dice Gianni Rezza dell'Istituto Superiore della Sanità, ma bisognerà evitare iniziative solitarie proprio perché, se Attilio Fontana si dice pronto a riaprire il 4 maggio, se lo dirà la scienza, c'è chi come Vincenzo De Luca minaccia di chiudere i confini campani per fermare arrivi dal nord. Da Palazzo Chigi invitano alla prudenza rispetto ad ogni ipotesi. Sia Silvio Brusaferro che Franco Locatelli, entrambi membri del Comitato Tecnico Scientifico, invitano alla grande cautela e anticipano che le abitudini e le modalità di vivere e le socialità andranno cambiate. Grande attenzione ci sarà alle regole per i giovani per evitare assembramenti e feste, come per gli anziani. Ma i parchi il 4 maggio dovrebbero riaprire, con prudenza gli scienziati valutano anche di dare il via libera a bar e ristoranti pure per dare una prima spinta a un settore in grande crisi come il turismo. Lo si farebbe con rigide regole di distanziamenti. Ma sui bar come su parrucchieri e barbieri la maggioranza leva gli scudi. Potrebbe essere troppo presto. Il segretario generale della UIL Trasporti in Sicilia, Agostino Falanga, in vista della fase 2 che prevederà una graduale ripartenza, mette al centro della programmazione la sicurezza dei lavoratori e l'importanza di una veloce ripresa economica. Certo, la fase 2 io penso che ci vorrà molta cautela e prima di tutto per adesso è un'ipotesi. E quindi, poiché non sappiamo quando potremo dire con certezza fuori dalla fase 1, e mi permetto anche di ribadire con un concetto che non può succedere a morte, ossia quando sarà la ripartenza a parte delle modalità con cui verrà disciplinata il settore, per quanto ci riguarda, il settore dei trasporti. E la distanza sociale per quanto riguarda le navi, per quanto riguarda gli aerei, per quanto riguarda i treni, per quanto riguarda gli autobus. A questo punto è evidente che i volumi di trasporto saranno inevitabilmente e fortemente limitati, che tutto questo non debba avere come conseguenza una insopportabile caduta occupazionale. È preoccupante la situazione. C'è un altro elemento importante, è quello che ci sono minori risorse per i cittadini, per cui per i lavoratori, che avranno inevitabilmente ricadute, e temo che la distanza sociale non sarà disciplinata dalle norme, ma dai flussi ridotti a causa della mancanza dei soldi, e visto che la Sicilia viviamo anche di turismo, e la batosta che abbiamo avuto recentemente a Pasqua e avremo anche a maggio, che attraverso gli alberghi chiusi, i ristoranti chiusi, e la Sicilia non se lo può permettere ancora, e quindi dobbiamo fare in modo che riparte questa fase 2 in una maniera che ritorna tutta alla normalità. Voi avete messo al centro anche la salute dei lavoratori. È importante la salute dei lavoratori, è quello di appunto andare con cautela, in quanto secondo me non possiamo perdere un attimo
per la ripartenza e l'economia della Sicilia. Voi sin da subito avete messo a punto in rilievo il fatto che mancassero i dispositivi di protezione individuale forniti dalle aziende. Oggi Sì. a che punto siamo? Devono essere i lavoratori ad acquistarli o le aziende finalmente si sono mosse? No, 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 per amor di verità devo dire che le aziende hanno dotato ai lavoratori il necessario appunto per la sicurezza, quindi mascherine e guanti, e questo qua da una settimana a questa parte. Ripartire sì, ma con cautela per concludere. Assolutamente sì, però secondo me non possiamo, dico non possiamo perdere neppure un attimo per far ripartire l'economia siciliana. È tutto, grazie per averci seguito, ancora una buona domenica.